Fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te, che bella cosa. Trattoria pizzeria dell'uovo. Che strana osteria. E l'oste ancora più strano. Oh sole mio, più bella ne. Dell'universo c'è la Terra. Al centro della Terra c'è l'Italia. Al centro dell'Italia c'è Roma. Al centro di Roma c'è un'osteria. Al centro dell'osteria c'è un uovo. E al centro dell'uovo c'è Pippo e Peppe. Grazie, grazie, bravo, grazie.
Grazie a tutti. Grazie. Molto gentile. Grazie. 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 Molto gentile, grazie. 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 Peppe, Pippo, venite qua. Accompagnatemi. Come te dobbiamo accompagnare? Blam, blam, blam. Ah. Ditemi chi commise il primo fallo. Ditemi chi insanguinò il primo coltello. Ditemi chi cavalcò il primo cavallo. Ditemi chi fabbricò per primo castello. Ah, un bel, che finisce così? Finisce col pianto. Voi non potete capire. Questa è una canzone antica, antica, antica. È la prima canzone del mondo. Ah, tenete. C'è un po' di bollito e una decina di supplì. Adesso andate a casa, sbrigatevi. Grazie, grazie. A domani. A domani, grazie. Buonasera. E sbrigatevi, andate a casa, che fra poco piove. A domani. A domani. Fra poco piove. Fuori te! Fuori! 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 Ammazza, che è il diluvio universale? Non posso ne ammazzarlo, l'oste. Ha detto sbrigatevi che fra poco piove. Hai visto come ci ha indovinato? Ci avrà il pallone. Am vedio. Hai ricevuto il certificato elettorale? Perché tu non sia escluso dal voto, controlla che il tuo nome, cognome, paternità siano esatti. Ma Pippo ha smesso. È finita. Era uno sgrullone passeggero. Chiamalo sgrullone. Io me ne vado subito a letto, sono tutto bagnato. Mi ha preso un freddo che sta tremando. Io pure sto tremando. A domani, eh? Ciao, ciao. A domani. Ciao Peppe. Ciao Pippo, io mi metto subito a dormire, buonanotte. Il fritto di pesce. Ma che fai? Sono scivolato. Lucia, che ti è successo? Niente, nonna, dormite. Thank you.
ma non è niente, è il notturno dall'Italia, dormite. C'è nessuno qui. Vengono, vengono, aspettiamo un altro po'. Questo è un posto strategico, sa. L'amore. Ah, c'è una coppietta laggiù. No, è troppo lontano. Gioia, ardo per te, Don Gesualdo da Venosa. E quante volte l'abbiamo suonata da ragazzini, ti ricordi? All'Istituto di Musica Sacra, all'Orfanotrofio. Eravamo... quanti eravamo? 1600 orfani. Una coppia. Ah, un bel, dove vai? Ammazza, ci hai fatto.
Eh sì, ho fatto, beh. Ma bugiardo! Bugiardo! Ma quale bugiardo? Ma che hai fatto? Bugiardo! Giura, Diglielo quante? Diglielo! Due! Quante? Hai visto? Che fenomeno! Sì, arate si è fatto! Tre! Bella pure questa! Anonimo. Papi, la macchina. Grazie. Buongiorno. Allora, che vi facciamo ascoltare? Ci potete suonare, amato mio? Amato mio costa troppo, Quanto costa? 700 lire. Sì, minimo. 700 lire. Amato mio. È aumentata. Ce lo potete fare per 300 lire? Non se ne parla. No, ci rimettiamo. E su, fate i bravi, 400 lire. Facciamo 500. E non se ne parla più. Massimo. Bene? Molto gentile. Non venite a piangere, Grazie. Pippo, Peppe, venite qua. Accompagnatemi. Blam, blam, blam. Adamo lo commise il primo fallo. Caino l'ammazzò il primo fratello.
Lazio cavalcò il primo cavallo. Per una donna si costruì il primo castello. E vaffanculo, piagni sempre. Voi non potete capire. Questa è una canzone antica che noi non la potevamo capire. La più antica del mondo. È la canzone più... Ma come finisce sta canzone? Non si può sapere. Venite, c'è un po' di frittura, ci sono triglie, gamberi, calamari, merluzzetti. Grazie. 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 Andate a casa, andate a casa. A domani, grazie. Ciao. Sì, se vediamo domani. A domani. Ciao. Domani mi sa tanto che non venite. Ma che sei scemo? E te pare che non venimo. Ciao. 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 No. Non venite. Dammi applauso. Ammazza Ma che ci fai con sto pezzo di ferro che è uno strumento che manco sì. È buono sto pezzo di legno tuo. Tri-bim-bim-bim-bim, pare una campana, pare. Chi è? Non vedo l'ora di sprecarmi sul letto, lo sai. Oggi pure una giornataccia, eh? Hai visto i chilometri che ci siamo fatti, eh? Io ho i piedi così grossi. Il letto è una rosa e chi dorme si riposa. Io mi butto subito a dormire. Buonanotte, Pe. A domani, Pe. A domani. Ciao, Pe. Io mi metto subito a dormire, non gliela faccio più. Buonanotte. A domani. Insomma, una sera sì, una sera no, sto cazzo di rumore. Ma se posso sapere chi è? Chi è? Vai. Posso io? Posso io? Lucia. Lucia. Ma che fai? C'ho sto gatto, sto figlio della buona donna mi sta a venire appresso. Lucia, stasera frittura di pesce. Buona. Ti piace? A me piace di più il bollito di supplì. Beh. Pura bestia. Tieni. Entra, entra. Lucia, ma che? Non è niente, dormite. Che? E scarpe, sono 9-9. Erano due mitragliatrici. E levatele, no? Thank you.
pisellone mio. Apè! A Peppe! Ce l'hai pure te la gallina disegnata? Certo che ce l'ho. Le schede sono tutte uguali. Ecco. A Pippo! A Pippo! A Pippo! A Pippo, c'è sta pure una bella pagnotta, l'hai vista? C'è sta pure la bistecca! Apè! Oh! Apè! Ci hanno dato tutto il menù! Pure la frutta c'è sta! Silenzio, per favore! Vabbè, ma come vuoi di te? Comunista? Sì, comunista, sì. Faccio il martello, Comunista? Oh! Vabbè! Qua ce ne stanno tre di falce e martello. La prima a sinistra. A sinistra? Ma che stai a dire? Ma come ce l'hai messa te la scheda? Ma girala! In alto a sinistra! E metà dritta! Eccola qua! Vabbè! Ecco! Signori! Le schede vanno consegnate qua! Signor Presidente, queste schede vanno annullate. Ma che annullate? Non si annulla niente, vanno benissimo. Andate in cabina e chiudete le porte. Niente affatto. Si legga il regolamento, lei. Abbiamo visto tutti perché hanno votato. Signor Presidente, hanno consegnato le schede aperte e abbiamo visto perché hanno votato. Io non ho visto niente. Io non ho visto niente. Perché hanno votato? Dillo. Per chi avete votato? 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 Abbiamo votato comunista. Sì, comunista. Ci vengono i russi, ma la vedo. C'è una catenina dall'Arcola, se vengono con i comunisti, me la portano via. A noi ci avete chiamato voi, ma che volete? Stavamo tanto bene per i cazzi nostri. Annullate! Ma che annullate? Si è annullato le nostre, allora annullate. Ma che annullate? Dai, annulliamo tutti, ma che no? Fammi un po' vedere qui che ci sta. Fammi vedere. Presidente, cosa annullate? La gallina! Fermi! A bistecca, beh! A bistecca! La pagnotta! Altra pagnotta! Annullate, tutte annullate! Unica maestà! Presidente! Aiuto! Aiuto! Carabinieri! Polizia! Marina! Aviazione! Bersaglieri! Largo! Largo! Andiamoli via, su! Via, via! Camminate! Andiamoli via! Voi! Avanti, favorito! Forza! Fuori! Che abbiamo fatto? Camminate! Mica avevamo fatto niente! Fuori! Abbiamo solo votato comunista! Eh sì, abbiamo votato solo comunista! Camminate! Questa notte ti ho sognato per stare insieme a te. Finestra chiusa. Oltraggio plurimo e aggravato a pubblico ufficiale. Provocazione di moti sediziosi.
Irruzione non autorizzata in luogo destinato a pubbliche relazioni. Detenzione di strumento musicale probabilmente non di loro proprietà. Finestra chiusa, ma perché non trovi più? Porta! Felicità, e tu sei lontana, fiore di mia gioventù, fra le rondini manca la rondine più bella, oh mia bella rondinella, manchi tu. Sul fuoco e l'acqua bolle. La pila sta sul fuoco e bolle l'acqua. L'acqua bolle. Bolle l'acqua. Mentre fuori fa freddo, piove, tira vento, abbaia il cane. Tira vento. E abbaia il cane. La gallina ha fatto l'uovo. La gallina ha fatto l'uovo. La gallina ha fatto l'uovo. Co-co-co-co-co-de. La gallina. La gallina. La gallina. La gallina. Co-co-co-co-co-de. Bacchetto è scappato, bacchetto è scappato. Erculetto si è salvato, erculetto si è salvato. Povero pecoraro, cerca cerca disperato. Bacchetto che è scappato, come disperato. Disperato per amor, è scappato nel bel fior. Aglio, olio, rosmarino. Aglio, olio, rosmarino. Se lo famo alla brace, lo mangiamo in santa pace. Accadde un lunedì. Tutto accadde un lunedì. Peppe, andate a casa. Sverti, venite a prendere la roba. A casa. Vanno a casa. A sì, casa. Stanno a casa. Come? Ecco qua il foglio. Brigate, brigate, su. No, no. A casa. Ciao, ciao. Ciao, Pippo. Ciao, grazie. Beh, allora, tre bacio e sta la tizia, uscimo tutti, sa. Ciao, grazie di tutto. Ci vediamo fuori. Ciao. 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 Le scriviamo a tutti. Sono contento. Sono contento. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bella. Ciao di nuovo.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Vabbè. Ciao, Beh. Bentornato, Pi. Ti stavamo aspettando. Grazie. Andiamo, spieghiamo se vieni con me, Beh, che famo ancora a te. Andiamo, Pi, spieghiamo se che famo ancora a te. Cammina, vieni, non ti preoccupi. Ma di che stai? Andiamo, non ti preoccupare, dai. Insomma, se posso sapere che è successo, eh? Ma non è successo niente, è sicuro, sta tranquillo, non è niente, Beh. Ma, niente. Ma che mi è stato a fare qualche scherzo? Allora non ve capisco, eh? Ma non è niente, Beh, sbrigami, se no. Coraggio, Pi. Ma me volete di... Che sta succedendo qua? Mi pare che mi è stato a pia per culo. Ti preoccupa, eh? Non ti preoccupa. Eh? La vita, Pi, sbrigami, se la vita, la vita. Entra, Pi. Sta a morire. Povera Lucia, quanto ha sofferto a mettere a mondo sta creatura. Quanto ha sofferto. Padre. Smorzate, guardate. Smorzate, guardate. Coraggio, Pi. Guarda che bel fio che c'hai. T'ha staccato tutta la testa. Ah, Giova, ma che sta di? Che sta di? A Beppe. Ti rassegna tutto quel ragazzino. È tutto il padre. A Giova, ma che sei embriaco? Che c'entra Peppe? È Pippo il padre. Pippo? Ma è Peppe. È Peppe. Ma se Lucia prima di morire quando ha visto Pippo ha detto è il padre. Ma che sei cieca? Quando ha visto Peppe ha detto è il padre, non quando ha visto Pippo. Ora non ti impicciasse le cose, non le sai, è il figlio, è de Pippo. De Pippo. E de Peppe. E de Pippo. E de Peppe. E de Pippo. De Peppe. E de Pippo. E de Peppe. Ma che state a dire? Era Peppe che scavalcava la finestra. Sì, è vero. Io gli abitavo a casa. La sera sì, la sera no. Era Peppe che zompava la finestra. Guarda che farsi. La sera no, la sera sì, era Pippo che andava da Lucia. Ma che farsi? Che non la scala ci siamo tutti bugiati. Hanno la scala! Ma non l'hai bruciata! Sì, sono tutti bugiati! Basta! Basta! Se no vi sbatto adesso tutti qua! Buffoni! E adesso parlate una volta! Signor commissario, questi signori della Scala C sostengono che il neonato è stato concepito... Ah, buffone, ma parla come magni! Buffone! Ma che fai? Davanti al commissario parli tutto educato! Ignoranti! Analfabeta, non se buono manca a fare la crocetta! Ma tanto c'è la legge! Sì, c'è la legge! Fuck!
Silenzio! Un po' di rispetto per la legge, altrimenti faccio sgomberare l'aula. Volete forse farmi impazzire? Avvocati, mi rivolgo a voi perché vengo usato nei confronti della Corte e del dibattimento tutto il rispetto necessario. Ecco, riprendiamo la seduta da dove è stata interrotta. La parola al pubblico ministero. Con tutto il rispetto che porto, che devo a questa Corte, non mi sento vostro onore di dare atto alle prove e alle testimonianze forniteci dagli illustri colleghi della difesa. Giudico infatti tali prove pure corbellerie, forniteci solo per darci un quadro boccaccesco di una vicenda che in questa nostra società è invalsa ormai purtroppo in tutti gli strati sociali. Quale, dico, quale buon padre non dovrebbe scandalizzarsi, urlare all'udibrio di fronte ad un esempio così vistoso di amoralità, di depravazione, di scempio di valori? Due individui, ma forse così dicendo eccevo in benevolenza, due individui, dicevo, che frequentano abitualmente uno all'insaputa dell'altro una povera giovane, che la lusingano ottenendo da lei i più bassi contatti, le più avvilenti prestazioni, e che infine la abbandonano e forse la dimenticano, e che oggi si presentano davanti a questa illustrissima corte sollecitati da due opposti schieramenti, pretendendo entrambi la paternità di questa povera creatura. No, 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 no! E voi vorreste, signori, voi vorreste che questo esserino cadesse nuovamente fra le grinfie di questi due esseri? O preferite offrirgli un domani radioso, colmo di soddisfazioni? Com'è possibile? Spiegatemi un po'. Eravate entrambi in concubinaggio con la stessa donna Lucia Spartiti. Quasi quotidianamente vi vedevate e nessuno di voi, amici inseparabili come siete, a quanto dite, sapeva niente l'uno dell'altro. Mi fossi non ci cambi se sapevo qualche cosa di Pippo. E mi fossi non ci cambi pure a me se sapevo qualche cosa di Peppe. E allora? Non vorrete che faccia come l'antico collega e predecessore Salomone? Dunque, di chi è questo ragazzino? Silenzio! Altrimenti vi faccio chiudere tutti nel gabbione! Signor giudice, guardi se non ha il ritratto vivente di suo padre. Lo guardi, signor giudice, e guardi il mio assistito, Giuseppe Dorè. Signorina? Avvocato. Illustri colleghi, signori della corte, signor giudice, una comunicazione che forse svierà l'intero corso del processo, una prova che permetterà al mio cliente di dimostrare la sua legittima paternità, liberandolo dalle ingiuste calunnie del pubblico ministero. Insomma, chiappa, chiappa. E chiappa. Si prega di sgombrare l'aula fino a nuovo ordine. Il processo continua a porte chiuse. Coincide con quella del neonato e quindi pretendo che venga messo a verbale l'esistenza di un angioma cutaneo a forma di foglia di vite, secondo la tradizione popolare definita voglia di vino, del tutto simile ed identica a quella presente sulla natica sinistra del mio assistito. La cosa è facilmente riscontrabile, come potete ben vedere, quindi è inconfutabile che il piccolo è figlio naturale del qui presente Giuseppe Dorè. È nostro! Come? E siete comprati la giustizia! E siete comprati la giustizia!
Oh, hai visto? Guardate che c'ha quel ragazzino, c'ha la voglia. È vero. Chiama l'avvocato. Avvocato, avvocato. Il ragazzino. C'ha la voglia. Sulle palle, come Pippo. Signor giudice, signori della corte, signor giudice, il bambino c'ha un'altra voglia sui testicoli. Che cosa c'ha questo bambino? Ha un'altra voglia sulle palle. Ma quante voglie c'ha questo ragazzino? E allora? E allora? Quando la facciamo sgomberare l'aula? Vi prega di sgombrare l'aula fino a nuovo ordine. Il processo continua a porte chiuse. Fuori! Fuori! Giustizia, buffoni. Le. Date le nuove prove apportate dagli avvocati della difesa, la corte si ritira per decidere. In nome del popolo italiano. In nome del popolo italiano, la quarta sezione del Tribunale di Roma, visti gli articoli 621, 623, 628 del Codice di Procedura Civile, esaminate le testimonianze nel dibattito tra gli imputati Giuseppe Dorè, nato a Roma il 7 gennaio di Mesovere, e Filippo Mifà, nato a Roma il 4 novembre, eccetera, 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 decreta che il bambino, figlio naturale della Fus Partiti Lucia casalinga, supposto figlio di entrambi gli imputati, nell'impossibilità di poterne valutare e stabilire con certezza la paternità, decreta che il suddetto venga sottratto alla tutela degli stessi e affidato a un istituto specializzato fino al raggiungimento della maggiore età. Il discorso, papà! Grazie a tutti, questi sono i miei figli, i nipoti e i propinoti. Propinoti. Sì, buonanotte. È uguale. Vi ringrazio di starmi qui attorno a festeggiare i miei 99 anni. Lo auguro anche a voi di arrivarci. Sono ancora un ragazzo e vi sfido a tutti quanti a fare 100 metri. A me lo marisce. Silenzio, figli, nipoti e propinoti. Sto vecchio a vedere di una cosa. Ho 99 anni ancora scupo. Bravo papà! Io faccio un brindisi a papà che ancora... E chi ve l'ha chiesto il conto? Chi ha paura che noi scappiamo via? No, non è per quello, no, per carità. Però io devo chiudere i conti. Lascia sta zio, ci penso io, va. Le possino. Scusatemi, ma devo chiudere i conti. Ecco, adesso mangia. Scusate dietro. Tanto, non è per cattiveria. Ah, le candele, pizza, le candele. La pizza! I
Soffia, papà! Soffia, soffia! 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 Soffia, nonno! Soffia, papà! È l'ultima, soffia! Soffia, papà! Papà! Madonna mia! Papà! No, no! Papà! 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 È morto. Poveretto. Ma aveva 99 anni. Andate via voi, via. Ci penso io a mettere a posto, via. Via. Andate a casa. A casa. A casa. Peppe, chi non muore si rivede. Passavo di qua. Entra. Entra. Vieni avanti, entra. Ti stavo aspettando. Ti voglio far assaggiare uno spumante di quelli che fanno risuscitare i morti. A proposito, ma che fine avete fatto? Come mai non siete più venuti? Bevi. E alla salute. Salute. Lo sai, Pe? Mi sembra strano di vedere solo. Ma che è successo? Salute. Salute. Bevi. Salute. Salute. In nome del popolo italiano. Visti gli articoli. Bla 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 bla. Pippo e Peppe. In nome del popolo italiano. 50 milioni di persone. Tutti contro. Bevi dentro, Cuccetto, non ci pensa. Ci hanno diviso, sti figli della mignotta. Mi fa una rabbia. Stavamo tanto bene assieme. Ma adesso non è per farmi i cazzi dell'altri, ma com'è che non mi siete più incontrati? Ma forse io mi vergognavo. Forse pure Pippo si vergognava. E tu lo conosci. Mannaggia. Stavamo così bene assieme. Quante risate che se facevamo. Sai che ti dico? Per me fra poco... Tra poco...
pochi secondi ricomincerete a lavorare insieme e a ride come una volta. Magari. Sì, sì. Ma tu non lo conosci, Pippo. Bevi adesso, bevi, e non ci pensa. Alla salute, beh. Ma mi è cascata una farfalla nel bicchiere. Povera bestia. Ciao, Pi. Ciao. Entra, entra. Passavo da ste parti. Entra. Capiti a proposito. Te voglio far assaggiare uno spumante di quelli che non si trovano più. Salute. Alla salute. Alla salute. A salute di Pippo, grandi amiconi. Aspettate che c'è pure il dolce. Questo non l'ha toccato mai nessuno. Là. Là, gli addio! L'osso sacro! Gli addio, che dolore, l'osso sacro! Ti sei fatto male? Piano, che l'osso sacro... Sti baccala, è tutta colpa vostra. Che te so? Tiramolo su. Pippo. Vabbè, piano, è doloroso. Dai un bacetto. E dai, abbracciatevi, dai, e fate pace. Dai, e abbracciatevi. Oh, sti stronzi. Beveremo adesso, dai. Pippo. Alla salute. Sì, dai, sì, sì. Alla salute. Beveremo, beveremo. Alla salute, alla salute. Alla salute. Alla salute di Peppe. Alla salute di Pippo. Alla salute di tutti. Sì, alla salute di tutti e tre. Evviva. Fammele un altro. Sì, sì, un altro subito. Butta giù, butta. Alla salute. Pippo, mio bello. Bevo, dai, Alla salute. Arrifamole un altro. Alla salute. Pippo, due, tre. Dai, salute. Sì. Bevi. Dai, alla salute. Alla salute, dai. E via. Mosse embriagato. Sì, sì, embriagate. C'è ragione, c'è il naso rosso, Peppe. No. Sì, c'è embriaco di... Embriaco di... A me mi sa che se stiamo embriagati. Alla salute! Evviva! Tenete. Che ci famo con questi? Sì. Che ci dobbiamo fare? Scusa, tanto rimane tutto a casa.
piatto gli piacevano i supplì? No, la frittura di pesce. Ma i supplì di più? Sì, perché tu non l'hai vista mai davanti a una bella cartata di trigliette fritte. Mannaggia. Ma non fa così. Mi fa venire da piangere pure a me. Come mi c'ero del culo che è morta. A me mi diceva sempre... Mi diceva... Berpisellone mio! Pure a me mi faceva così. E mi diceva... Berpisellone mio! Sì. E poi... Mi prendeva... pa barba così e... mi accarezzò. Pure a me mi prendeva pa barba. E allora... Dopo se davamo... un sacco di bacetti. Andavamo giù piano piano. Piano piano. Sì, io montavo poi... sopra e la baciavo. E poi se rotolavamo. Se rotolavamo e io gli andavo sopra io. E la baciavo ancora. Vabbè. A me mi si sta drizzando, a me si sta. Pure a me. Peppe, eccolo, è lui, l'avevo trovato. Vieni, c'ha pure il nome scritto sul braccialetto. Cambiaglielo col braccialetto dell'altro. Bello. Tanto per te la stessa cosa, non cambia niente. Andiamo, andiamo. Bello. Dai, sbrigati. Andiamo, andiamo. Vieni. Che nome gli mettiamo? Giovanni. No. Carlo. No. Antonio. Sì, sì. No, non mi piace. Vabbè, allora lo chiamiamo Gianfelice liberato dal brefotrofio. Oh, ma fa culo, non scherzare. Lo chiamiamo Primo. Che Primo? Questo è mezzo per uno. Allora, mezzo allora. No, non scherzare. Che c'è un nome semplice, come il nostro. Pippo. Peppe. Pippo Peppe. Sì, Pippo Peppe. Piace? Fammelo portare. Portalo te adesso, sto ragazzino. Pippo Peppe, Pippo Peppe. No, non mi piace, Pippo Peppe. Peppe. Ma anche a me. Mannaggia, allora, che nome gli metti? Che ne so. Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Adesso bisogna pensare a cambiare casa e andare a abitare in un posto dove non ci conosce nessuno. Era figlio di un cinese, piantatore di radicchio. Si chiamava Piripicchio, era bello come il sol.
picchio, 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 picchio. Beve del latte. Ma guarda, era figlio di un cinese, piantatore di radicchio. Si chiamava Piripicchio, era bello come il sol. Picchio, 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 Piripicchio del mio cuor. Anche tu fosti un vigliacco, non ci hai voluto bene più. Bello, bello. È cresciuto. Sì, tre etti. Tre etti. E tra poco gli compriamo il sinalino e il canestrello e dopo lo mandiamo a scuola. No, che scuola? A scuola no. Perché? Gli impariamo noi a leggere e scrivere. Ma tu figuri, un professoraccio che gli dice Piripicchio, chi è che ha messo la mano sul fuoco? Piripicchio, chi è che ha tirato la stampella? Mandù. Oppure chi è che ha inventato il telefono? Ma che gli frega Piripicchio? Ma che c'ha bisogno? Se può telefonare c'ha bisogno di sapere chi ha inventato il telefono. Ma glielo imparamo noi a Piripicchio a leggere e scrivere. Bello. Sì, però un mestiere glielo dovremmo imparare. Ma no, ma questo impara tutto da solo. Noi sì, gli potevamo imparare a cantare, suonare, a ballare. E a ride, a ride, a ride. Sì, a ride, a ride. A ridere, a ridere, a ridere. E che fio della mignotta che è. Cerbetta, carote, sedano. Beh, datemi pure una bella cipolla. Quant'è? 2,40. 2,40. Avevamo preso tutto, vi? Dunque, la stoffa è qui. Sapone, la varecchina. Sì, mi pare che il sapone varecchina l'ho preso. Poi straccio per pulire il pavimento l'abbiamo preso. Fammi vedere se non mi scordo qualche cosa. La carta igienica pure ci sta. La cipolla, mi pare che l'abbiamo presa. Che ci manca? Coccodè, coccodè, coccodè. La gallina. Sì, se stavamo per scordare la gallina. Ma che le fa l'uovo fresco sta gallina? E poi se le metti in frigorifero diventano freschissime. Dico, non crederesti mica dei piambe per il culo, no? Ma no, l'amico mio voleva dire se fa l'ova tutti i giorni. Questa di ancora è così, die. È fatto. Che è? Fatto. Segna. E uno. Zabbaglione per Piripicchio. Amato mio, stanotte ormai tu m'amerai, io t'amerò, la notte splende di mille luci, fra mille baci, paraponzi po. Quanto è buono. Oh, fa massaggiare. No, questo è di Piripicchio. Ah, beh. Amato mio. Vieni da papà, vieni. Vieni da papà, vieni da papà, vieni da papà. Vai da papà. Su. Vai da papà, vai da papà, vai. Vieni. Bello, bello da papà. La gallina, gallina non fa l'uovo, coccodè. La gallina, la gallina, la gallina, la gallina, la gallina, la gallina, coccodè, coccodè. Coccodè. L'ha fatto! L'ha fatto. 1866 più 740 fa 2606. La gallina c'è ancora così. Buono, fa massaggiare. No, questo è mio. Oh, ci fosse una volta, Il sugo è pronto. Pippo, il gas, chiudi. Ah, sì, mi scordo sempre. Sì. Ecco, il brodo è pronto. Che ci mettiamo dentro? Che ci mettevo?
Ah, la gallina. Se cosiamo la gallina. Eh? Vieni qua che scherzavamo. Adesso l'alfabeto. Sentiamo. A, B, B C, C, D, F, F G, 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 Z. 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 A, B, C, D, F, G, M, M, C, A, G, M, H, 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 H. No, no, F, vabbè, G, scrivi, I. Là. È meglio, scrivi. P, P, I, I, E, I. Famo prima Pippo, poi famo sì, Pippo. P, I, P, P, I, P, I, Po. O. O. Adesso leggi. Che c'è scritto qui? P. P. Maria! 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 Stava a scherzare che non sei altro. Ma aspetta, aspetta un po'. Maria, Maria! Tempo. Bravo, adesso questa. Attento al passaggio. Bravo per il picchio. Bravo. Attento che questo è difficile, eh? Uno, due. Vai. Devi no, fare no, 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 no. No. Ricominciamo. Ricomincio. Vai. No, gliela può fare. Troppo difficile. Troppo difficile. Appresso. No, questa no. No. Prova questa, eh? Vai. Dai. Ma che sono se qui non c'è scritto niente? Ah. A bolletta del gas. Lasciato il gas aperto. Io stavo andando a pescare, passavo qui per caso. Meno male. Ho sentito un odore forte. Cominciato a annusare. Dico, ma questo è gas. Infatti l'odore aumentava. Poi mi sono detto, qui ci abitano Pippo e Peppe. Allora sono salito sul De Corsa. Meno male. Grazie. Adesso mandatemi a pescare, va. Ciao. Ciao, grazie. Ci sei ricordato il gas aperto. Te prossimo. Piripicchio. Piripicchio. Thank you.
Pirivicchio, loro Pirivicchio. Ma noi mica te lasciamo solo. Staremo sempre tutti e tre assieme. È vero, beh? Sì, sì, tutti e tre assieme, tutti e tre assieme. Dai, che siamo quasi arrivati. Stringiamoci. Sì, stringiamoci. Ciao, Pi. Ciao, beh. Porca miseria. Ma che? Non è sensato. Spigli, Pi. Ma tu guarda se ce ne va bene una, siamo proprio iellati. Eh vabbè, sciogliamo il sacco. Sciogliamo. Non è andato così bene. Sciogli. Ma che stai a fare, eh? Ma che stai a fare? Sto pescando. Voi che state a fare? Fatela faracci tua, leva, te faccio ammazzare. Leva, te faccio ammazzare. Aspetta un momento, fammi pensare se vi conviene che vi ammazzate oppure no. Sì, sì, ammazzate, va, è meglio. S'ammazziamo sì, famo come ci pare noi. Vi credete di far come vi pare? Rilegamoci. Sì, sì, rilegamoci, dai. Aspetta, va, vi do una mano. Grazie, grazie. Ma sì, è meglio, va. Tanto, se mi potessi ammazzare pure io, ma non posso. Io c'ho da fa. Vea di voi. C'ho da fa. Fritto de calamari e gamberi. Pizze napoletane, supplì, crostini, bruschette. E da ultimo sono pure costretto a fare i conti alla gente. Che rodimento de culo. Beati voi che ve potete ammazzare. Ho finito. Ma che vedevo, dare una spinta? Ecco chi sei! Sai quello che sa tutto quello che deve succedere? Come si chiama? Il chiromante! Ma no, de più! Quello che fa come cazzo gli pare, che sa tutto prima! Per destino! Sì, sì, Sei quel filo della mignocca del destino! Guardate che bel pesce che prendo adesso. Ancora credete al destino? I mortacci! Oh, aspetta! Dove vai, carogna? Ecco! Filo della mignocca! Fermate, sa! Ci hai fatto morire Pirivicchio! Ma che volete? Ci hai fatto morire Pirivicchio! Perché sei il destino! Ma che stai a dire? Sì, il destino, quel figlio della mignotta del destino! Ma che destino? Non mi fate ridere! Sì, hai detto che pioveva e pioveva, che c'era il sole e c'era il sole! Che non venivate più, ci hanno carcerato! E levate, ma scemo! Te la sei presa con un innocente! Che ti ha fatto qua, povera creatura? Sei stato tu che ce l'hai fatto morire! Sei stato io. Tu, ridaccelo, sa! Ridaccia Pirivicchio, sa! Ridaccelo mio! Ha detto che mo caschi! T'ammazza! Ce l'hai fatto morire! Ma che dite? Ma che cazzo dite? Sozza carogna! Oh, ammazza, ma siete duri, eh! Fascino! Che t'ha fatto qua, buona creatura? Fatto morire Pirivicchio! Sì. Sei stato tu! Sei stato te! Sei stato tu! Ridaccelo, ridaccelo, t'ammazzavo! Ridaccia Pirivicchio! Noi siamo i padri, sa! Siamo i padri, noi! Ridaccia Pirivicchio! Ridaccia! Ridaccelo, sa, o t'ammazzamo pure a te! Sì! Uno! Due! Due! E... Papà! Papà! Papà Pippo! Papà Peppe! Papà! Papà! Pirivicchio! È morto Pirivicchio! Pirivicchio! È morto Pirivicchio! Quel ragazzino c'ha il sonno pesante! Dormiva! Dormiva! E adesso ve lo voglio pure dire! Se era morto era pure meglio! Ve ne accorgerete fra poco! Tra un po' di tempo! Tra un po' di coccodè! Tanto ce ne sono rimasti pochi di coccodè! Se era morto era pure meglio! Ve lo dice un amico! Coccodè! 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 Povera gallina, è morta. Addio, Ova. Poverella, te l'ha fatta per 15 anni, eppure è giusto. È la vita? Sì. Au, ammazza quanto peso, 5 kg. Cioè, famo il brodo. Sì. Il brodo con un po' di capellini, no? No, al forno con le patate. No, allora è meglio dentro una cazzarola con i peperoni, eh? Magari a diavola. Sì, sì, a diavolo. Sì, a diavolo. No, no, c'ho un'idea pure meglio. Alla cacciatura. Rosolata, infarinata, una spruzzatina di vino, un po' d'aglio. Ma no, aceto rosmarino. Sì, pepe, cannella, un po' di noce moscata. Ci penso io, beh. Preparo io, tiè.
venite. Allora, cominciamo. Peppe, te spenna la gallina. Chi, io? No, no, spenna te. Ah, io non so buono, spenna da. Ah, oh, è mica una scienza spenna una gallina. La prendi e gli levi le penne. E spenna la te, allora. Ma, ma perché lo devo fare io? Abbi pazienza. E nemmeno io. Ah, Pirpì, vabbè, con le penne la gallina non vi è mica buona. Che volemo fare, se mettiamo a lutto? Che idea, lo sapete che famo? No. L'imbalsamamo. Sì, sì, l'imbalsamamo. Sì, eh? Sì, l'imbalsamamo. Cucco de. Ma allora che siamo venuti a fare? C'hai ragione, che siamo venuti a fare? Siamo venuti qua perché una volta qua era tutto. Papi, una macchina. Accendi la radio. Alza. Alza. Disgrazia. Andiamo. Sì, è il centro della terra. Avete acciaccato a merda. Avete acciaccato a merda. Pippo, a Peppe. So Giovanni. Il ferroviere. Scalà. Ah, Giovanni. Ma che è? Vestito da prima comunione? No, è un vestito di scianto. A proposito, che ore sono? Le 4 e 42. Ma che stai a fare qui? Sto aspettando mio figlio. Vuoi ricordare mio figlio, no? Chi? Cacasotto? Sì, sì. No, è Ernestino. Viene a scuola qui. È bravissimo. Fa l'istituto tecnico, lo sai, no? Come si chiama? La scienza. I fici portano sulla luna, sui pianeti. Chi? Cacasotto ci porta sulla luna. No, è bravissimo, mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Sti fici qua ci portano lontano, ma bisogna farli studiare, sono bravi. C'è pure Alfredo, quello della scala B, si è fatto crescere a barra. Chi? Giacovazzi, c'è Peppe, c'è Pippo, ti ricordi? Ciao! Ah, Alfredo, ciao! Ah, ciao! A proposito, che ore sono? E 4:43. Grazie, grazie. Ciao. Erfio studia radiotecnica. È bravo. Poi radiotecnica mica è male. Pensate che l'altra sera mio figlio mi ha detto la distanza precisa tra il Sole e la Terra. 149 chilometri e mezzo.
149 chilometri e mezzo? Allora ci si può andare pure in bicicletta. No, mi sono sbagliato. 149 milioni di chilometri. Sti fi sanno tutto, tutto, tutto. Oh, Piripicchio. 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 Andiamo a casa. Già ci provi due donne, Mi sa che già ci sei stato qualche donna. Aspetta a casa. Aspetta, Piripicchio. Piripicchio. Aspettaci. Piripicchio! Dove stai? Rossina! E dove ti sei nascosto? Piripicchio! Piripicchio! Oh! Piripicchio! 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 Lo troviamo, no? Sì, sì, lo troviamo. Piripicchio! 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 Entriamo qui. Piripicchio! Qui non ci sta, ma tanto lo troviamo. Andiamo. Sì. Tutti vedono la Madonna. San Giuseppe non appare mai. Piripicchio! 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 Allez-vous-en! Allez-vous-en, toi! Niente, manco qui. Qui è apparso solo San Giuseppe e Iemeneno. Sti boia. Thank you.
guardate come quello che cercava il cavallo ci stava seduto sopra. A casa vostra ci avete guardato? Vabbè, la luce è accesa. Sì. Piripicchio? No. Non c'è Piripicchio? No. Gianluca, devi prendere la vitamina, dai. No, prima Ivan. No, prima Gianluca. Prima Gianluca. Nanni, lo vedi? Non vogliono prendere la vitamina. Andiamo, ragazzi, su, venite qua. Ecco, una a me, così diventate forti come papà. Una Ianez e una... A Sandokan. Adesso dormiamo, su. La pistola. No, questa è pericolosa. Tu sei piccolo. Quando sarai grande? Nanni, adesso dormiamo, su. Chiamalo. Piripicchio. Nanni? Che c'è? Che c'è? No, niente, dicevo... Ah, uno è Peppe e uno è Pippo. Te ne ho parlato, mi sembra. Ah, sì, mi sembra. Piacere, Milli. Pippo e Peppe. Poro Piripicchio. Ma no, vedrai. L'abbiamo trovato adesso. Ma l'hai visto com'è? Piripicchio. E mo che fa? Mannaggia. Porca mignotta! Che è sto rumore? Che è? Scarpe. Sono nuove. Non rompete il cazzo! State fermi, mortacci vostri! State fermi! Vecchi bavosi! Stai fermo. Sue scarpe, sono mica io. Ah! Che? Adesso non ne passo più! Che c'è? No, sono stati i ragazzini. Non è vero. Sono stati loro. Ci hanno sputato. Sì, ci hanno sputato. Hanno sputato. Bene, sono stati loro. Non bene, so che abbiamo fatto niente. Bene, sputato. La figlia della mignotta. La figlia della mignotta. Ti sei fatto male? Un pochetto qua dietro, ma non è niente. E tu? Vabbè. Coccode. Coccole. Sta venendo a sede. Fammi una pia un bicchiere d'acqua. No, non te muove. Ci vado io. Ho visto un fiasco sul tavolo. Le scarpe. Fai piano che quello te spara, mica no. Stufi. Ecco l'acqua. Grazie. Vabbè, ma è vino. Fammi assaggiare. M'hai portato il vino. Dai qua, ridabbelo. Quanto è buono. Dai. Fammi bere pure a me. Fai piano. Tu scola tutto. Ridabbelo, da qua. È finito. Ah.
Amado mio, stanotte o mai tu m'amerai, io t'amerò la notte splende di mille luci fra mille baci paraponsi. Vabbè, c'ho una voglia di suonare. Pure io, Pi. Vabbè, andiamo a suonare. Ce ne andiamo, eh? Sì, sì. Andiamo. Andiamo. Vai piano, vai piano. Vai piano, che scarpe, è quello. Scarpe. Che fai? Stai a piangere? Chi? Io? No, è un moschino. Sai te che piango? Sì, mo piango. È freddo. No. Ma stiamo a piagne tutte e due. No, io. E gli occhi rossi, allora? Sono ubriaco, Pi. Allora sono ubriaco pure io. Sì, siamo ubriacati tutte e due. Tutte e due. Ubriaca. Ammazza che sporco. Mi gira tutto. E a me no, ammazza. Non mi reggo più. E che lo dici? Siamo arrivati. Ogni ora parte un treno. Ogni ora nasce un buco. Mando a sto treno. Dove ci porta? A Betlemme. A Betlemme. Gli dimo che siamo arrivati tardi. Vabbè, mannaggia. Che stronzata. È una stronzata. Noi non ci avevamo capito niente, nessuno dei sì. Due. I padri, i figli. Oddio. Si sta infartando. Ma cosa? Sei morto da pure io. Oddio.
Ieri non è arrivato. E domani? Già passato. Vabbè.